Sì, io prima di leggere una piattaforma che depositerò praticamente come documento, che definisco piattaforma le rivendicazioni dei diritti delle famiglie dei vecchi al comitato, piattaforma che è stata elaborata nel corso di 6 o 7 incontri che abbiamo fatto praticamente nei vari comuni, volevo far presente alcuni elementi. In primo luogo, e mi dispiace per l'ingegner Solussi che continua a dire che tutto va bene, madama la Marchesa, perché che le discariche possano in qualche maniera essere assolutamente e tassativamente blindate in termini di produzione, adesso non sono in grado di entrare nel caso della discarica Cornace, ma che possano essere blindate nell'ambito di produzione di qualsiasi materiale è smentito dallo studio dell'APAM che è stato a suo tempo fatto nel 2006 su tutte le altre discariche, esclusa la discarica Cornacchia. E mi viene da dire, ancora una volta, se la discarica Cornacchia è un'eccellenza, non si capisce per quale motivo sia stata esclusa da questo studio, le cui conclusioni dell'APAM dicevano l'evidenza di stiamo parlando delle altre discariche, quindi non della Cornacchia, questo ci tengo a precisarlo, l'evidenza di incrementi di eventi sanitari nelle aree in questione pone l'indicazione ad effettuare ulteriori e più dettagliate indagini epidemiologiche per la migliore conoscenza del problema. Perché? Perché in tutte le aree che erano state esaminate era emerso un peggioramento della qualità della vita della popolazione. La cosa grave è che non ci sono studi epidemiologici né soprattutto c'è la possibilità di una valutazione di impatto sanitario che, ancorché volontaria, sarebbe quantomeno opportuna in una situazione che appare in termini di salute, e parlo qui in termini generali, quindi senza incolpare la discarica, ma parlo del territorio, appare compromessa perché ci sono dei dati, e sono dati di carattere fiscale, i dati per l'esenzione per patologia tumorale sul tempo richiesta all'ASUR, vecchie di 5 anni, adesso spiegherò perché, che davano degli indicatori piuttosto preoccupanti. È chiaro che quegli indicatori non indicano un aumento dei tumori, ma è evidente di per sé stesso che se aumentano le esenzioni per patologie tumorali, i tumori non sono sicuramente diminuiti. Dico vecchi di 5 anni perché abbiamo fatto come ACO un accesso agli atti, questo poi dopo con l'ASL ne riparleremo perché riprenderò la questione, un accesso agli atti per avere dati aggiornati, l'ASL non si è degnata neanche di rispondere, a differenza degli accessi agli atti che sono stati fatti da guardarne atto a Sbriscia con la provincia, anche se alcune cose non ci hanno soddisfatto, e che sono stati fatti, con ARPAM. Il problema è che se non si conosce lo stato di salute del territorio, quindi non vengono fatti studi epidemiologici, e non basta fare come ha fatto il sindaco che ha detto, ma noi abbiamo richiesto gli studi epidemiologici. Sindaco, te sei ufficiale sanitario, se gli studi epidemiologici e gli enti preposti non te li danno, bisogna che in qualche maniera ti attivi. Ho sentito vociferare gli studi epidemiologici che sarebbero stati fatti in maniera insordina dall'ARPA, ma che salterebbero fuori come un coniglio dal cappello a cilindro in questo momento. Per gli studi epidemiologici ci vogliono anni. Gli studi epidemiologici riguardano lo stato di salute del territorio, cioè come sta la gente, il livello di mortalità, il livello di malattia, senza ancora essere in grado di imputare alcunché ad alcun impianto. La valutazione di impatto sanitario è la logica conclusione degli studi epidemiologici, perché si imputa tramite la valutazione di impatto sanitario ai singoli impianti quelle che sono le situazioni. Non abbiamo gli studi epidemiologici, figuriamoci se siamo in grado di fare una valutazione di impatto sanitario. Tra l'altro c'è un errore di fondo che viene fatto ed è costante in queste situazioni. La discarica viene sempre esaminata in una situazione di splendido isolamento, cioè sostanzialmente si dice la discarica non fa male perché è blindata, perché è controllata, perché mette poca roba, ma il problema è che la discarica è un impatto insalubre di prima classe inserita in un territorio che, come dicevo, è già potenzialmente compromesso ipoteticamente, perché non abbiamo dati certi, mancando gli studi epidemiologici, dai dati che sono emersi dagli studi che abbiamo rilevato, quei dati vecchi di 5 anni che l'ASL a suo tempo si era degnata di darci. Quindi non si può considerare la discarica da sola senza considerare tutto il resto del territorio, perché altrimenti si sta facendo un ragionamento che è avulso da tutta quella che è la situazione, da quella che è la situazione generale. Alla provincia ricordo la persona di Sbriscia, e glielo ricordo perché in un certo senso rappresenta un impegno,
quanto successo nell'occasione del glifosato. Sulla questione del glifosato fu fatta una delibera in cui si chiamò in maniera esplicita il principio di precauzione, che mi pare evidente in mancanza di studi epidemiologici, in mancanza di possibilità di fare valutazioni di impatti sanitari, non possa essere assolutamente in qualche maniera rispettato, in cui la provincia dava una sorta di interpretazione autentica sull'articolo, dicendo che cosa si intendeva per principio di precauzione, e vado a leggere. In tale memorandum veniva esplicitamente invocato il principio di precauzione che impone alle pubbliche amministrazioni di astenersi dall'utilizzo, quando vi sia anche solo il dubbio che un impianto o una sostanza possano essere nocivi per la salute dei cittadini, ossia quando non vi sia la certezza assoluta e tassativa dell'innocuità dell'impianto o della sostanza. Non siamo noi cittadini che dobbiamo dimostrare che fa male, sono loro che devono dimostrare che non fa male, e lo si fa mediante gli studi epidemiologici. Mediante gli studi epidemiologici che vengono fatti, mediante la valutazione di impatto sanitario, non con generiche rassicurazioni del tipo va tutto bene, state tranquilli perché ve lo diciamo voi. Io leggo un attimo la piattaforma che consegnerò poi come documento alla provincia e lascio spazio agli ulteriori interlocutori. Allora, piattaforma delle rivendicazioni dei diritti delle famiglie aderenti al comitato. Il comitato in rappresentanza delle famiglie aderenti si oppone all'ampliamento della discarica, così come presentato e prospettato, in nome della salvaguardia dei diritti inalienabili. La discarica deve chiudere come previsto nel 2017. In particolare facciamo riferimento al diritto alla salute e al diritto alla salvaguardia del valore dei patrimoni. L'articolo 32 della Costituzione dichiara che è compito dello Stato italiano assicurare lo stato di benessere dei singoli cittadini. Senza entrare nel merito della gestione della discarica della Cornacchia, è cosa assodata da numerosissimi studi, anche marchigiani, che in generale le discariche, definite la legge di impianti insalubri di prima classe, contribuiscono al degrado ambientale, aria, acqua e terra, e quindi determinano una potenziale caduta del livello della salute dei territori in cui sono ubicate. In generale, nei territori ospitanti si assiste ad un peggioramento qualitativo della salute umana, ma anche della flora e della fauna. Purtroppo mai è stata effettuata la valutazione di impatto sanitario per verificare la ricaduta di impianti vecchi e nuovi. Quindi non è accettabile un progetto di ampliamento della discarica a cui non venga allegata la valutazione di impatto sanitario sugli esseri viventi coinvolti. Ricordiamo a tale proposito che i sindaci sono per legge autorità sanitaria, quindi il primo presidio per la tutela della salute dei cittadini. D'altronde, propedeutica alla VIS è la constatazione dello stato di salute reale in questo momento dei cittadini stessi. A tale scopo è necessaria l'indagine epidemiologica per verificare quali siano le patologie che impattano sul territorio. Dobbiamo constatare che manca anche questa, essendo per esempio non funzionante il registro dei tumori. Tutto questo significa tenersi ai principi normativi sanciti dalla Costituzione e dalle normative europee promotrici del principio di precauzione che va riaffermato, e di cui esigiamo l'applicazione. Altro diritto inalienabile secondo la nostra Costituzione è il diritto di proprietà, inteso sia relativamente ai beni residenziali che alle attività imprenditoriali. Va da sé che l'ampliamento, sia in termini temporali che in termini di estensione, non possono che produrre effetti negativi sul valore dei beni residenziali, su quello delle attività produttive, con particolare riferimento a quello delle attività agricole. Il progetto presentato non fa cenno alcuno alla tutela di questo diritto. Quindi, ammesso e non concesso che il progettato ampliamento non comporti conseguenze negative sul piano sanitario, resta per noi imprescindibile tutelarci di fronte all'esproprio di valore che avverrebbe se il progetto venisse approvato così com'è. Il frutto di sacrifici di intere generazioni non può essere ulteriormente compromesso. Cittadini, non sudditi.